Eliminati orpelli tecnologici, trucchi ed orecchini, indossata la divisa, manca solo un ultimo tocco per completare la trasformazione dei ragazzi. Capelli. Siamo venuti ad adeguare le vostre capigliature a quelle che sono le regole del collegio. Signor Alessio Milanesi. Si sieda pure là. E tu figli Lars. Basta. Ma come stanno i capelli? Te lo devo dire in napoletano. Una chiave. Finito. Grazie. C'è una fronte gigantesca per i capelli. Ho delle puntine, quindi mi vedo abbastanza male. Non sono abituato a questi capelli. Tocca a Federico Nobile. Stare senza ciuffo mi sento un po' come se un guerriero non avesse la spada. Adriano Occulto. I maschi assumono l'aspetto di perfetti collegiali ordinati. Va bene. Marika Ferrarelli. Signorina, prego. Ora è arrivato il momento delle ragazze, che tengono particolarmente alle loro capigliature. No, il ciuffo! No, veramente, vi prego! No, mamma mia! C'è ancora, sta tagliando, non si ferma, capito? È continuo il fatto! Facciamo una cosa, staccate un po' le trecce, così pam! No! No, veramente. Signorina, è a posto? A posto, sì, a postissimo. Mamma mia. Cioè, ho paura pure di vedere. No! No, veramente, ma... Ma no, raga, ma che cosa sti cosi? Signorina, venga un po' qua un attimo. Pure a piangere, se messo. Una tragedia, sti capelli. Ma non posso fare più niente, che mi faccio con sti cosi? Mi faccio a lei, in testa me la metto. Ya! Yeah. Mi dia le mani. No. Però deve stare ferma, altrimenti si fa male. No, ok, guardi me. Dai, Marika, forza, sei forte. Sì, si è già tagliati i capelli, sì. Io devo ancora andare. Infatti, spero che ti lasci i capelli. E me, quando mi, se mi chiama, va. Visto che con questo paio di occhiali comunque nel collegio non può stare, allora abbiamo pensato di darle un paio di occhiali. Li provi e mi dica... No, li voglio io. Oddio. Con questa acconciatura e con questi occhiali sembra un po' essere Harry Potter. Allora, stai benissimo, sono corti, però stai bene. Però mi interessa, io rimanevo lunghi, cavolo. Ma guarda che ti ricrescono subito. Sì, mi ricrescono subito, ci ho messo un anno per arrivare qui. Ludovica ha avuto anche una reazione molto forte, cioè ci è rimasta un po' male perché alla fine gli arrivavano qua i capelli, come gli arrivano qua. Ma che schifo, ma non si può. Mamma Sofì. Stai benissimo, stai bene, ok? Prima che vi stai... Io li volevo lunghi, non così corti. Le femmine hanno avuto una reazione esagerata da parte mia. Voglio dire, se a me mi avrebbero fatto pelato, non mi sarei messo a piangere, urlare o dire no. No, però scusi. No, stia ferma. Adesso lei si sta sciogliendo i capelli e nessuno le ha dato il permesso di farlo. Io una pettinatura così non la voglio. Io non mi faccio mettere i piedi in testa, assolutamente. Lei non si deve permettere, punto. Lei è sicura di quello che ha fatto? Sì, sono sicura. È sicura? Sicura, sono certa. Si prende la responsabilità di questa scelta? La responsabilità di questa azione. Va bene. Beh, parlando da maschio hanno un po' esagerato. Poi, se io entro nel loro corpo, capisco tutto alla fine. Aiutami un po', già. Aspetta. Io sono una persona educata, mi sono resa conto del mio grave sbaglio, che non è poi così tanto grave. Guardi, io ho sbagliato.
a fare queste azioni, a fare queste cose. Però sinceramente non ho un minimo di senso di colpa, se proprio glielo devo dire. Facciamo che questo è un piccolo tassello verso la strada per migliorarsi, va bene? Va benissimo. Va bene. Chi le ha fatto questa acconciatura? Veronica. Mm. Va bene. Grazie. Grazie a lei. Ho urlato, però quando una cosa non mi sta bene, io lo faccio capire.